Amici di Mattina Lombardia, è venuto a trovarvi anche Mox, Mox Cristadoro, come stai? Buongiorno. Bene Monica, grazie, buongiorno, sono felicissimo di essere qui, vista l'occasione. Una grande occasione, abbiamo in mano dei libri stupendi. Sì, il libro Lasciate di l'onore. Crepax a 33 giri, io ho messo mano ai miei archivi giustamente perché... A parte le copertine di Crepax, nel libro si trovano, oltre a delle parole fantastiche, a cura di personaggi illustri, tutto curato dall'archivio Crepax e dal qui presente Antonio, poi ci sono altre copertine di album che velocemente, per chi ci vede, mostro, semplicemente per introdurre l'argomento di quanto la copertina all'interno di un prodotto come il disco, in questo caso il 33 giri, abbia rappresentato un fondamento anche dal punto di vista proprio dell'interesse collezionistico. Quindi questi sono dei classici. Abbiamo Antonio Crepax. Abbiamo Antonio, con noi. Benvenuto. Che bello, buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti. Per Volo Libero è un libro stupendo, uscito, dicevo, per Volo Libero. Crepax a 33 giri, un bellissimo regalo di Natale. Mamma mia, meraviglioso. Sì, speriamo. Avete messo mano all'archivio di tuo padre, sostanzialmente. Esatto. Che insieme a tuo zio si è occupato di discografia dagli anni 50 in avanti. Quindi non c'è genere che non abbia attraversato: la classica, il jazz, la leggera e il rock. Quindi tutte. E gli audiolibri. E gli audiolibri, quindi non ci manca nulla. Va bene, allora io ho parlato degli esempi. Vabbè, il libro nasce anche in collaborazione con BTF, oltre a Volo Libero, perché secondo me la copertina più emblematica indiscutibilmente è questa del 72 che adesso mostro, che è Nuda dei Garibaldi, A Primi Lane 3, con dentro anche il fumetto. E ovviamente, oltre ad essere un classico del progressive italiano, c'è Valentina, quindi è un disco fondamentale. Poi ripresa anni dopo dalla Curva di Lesmo. Devi metterlo di qua, disco. Noi. Esatto. È una copertina che abbiamo fatto noi, che ci hanno chiesto, e volutamente, come ti puoi immaginare, abbiamo ripetuto questo andamento della donna che attraversa un po' tutta la copertina. Esatto. Infatti Nuda è stata un po' paradigmatica, perché c'ha dentro proprio anche il fumetto e quindi rappresenta un po' quello che nostro padre amava tanto, cioè l'osmosi tra le arti, insomma. Giusto. Cioè il fatto, le contaminazioni. Peraltro fammi aggiungere che il libro, lo dico per chi ci ascolta, perché è un libro veramente magnifico, a parte le dimensioni, perché è un libro ovviamente grafico, ci libro sono le disco. Parole. Esatto. Certo, sembra un 33 giri. Include proprio uno speciale capitolo su Nuda e su tutto, con anche il fumetto allegato, quindi insomma è un gadget a 360 gradi, devo dire. Esatto, ecco, quel fumetto lì l'abbiamo messo apposta perché in realtà la donna in copertina di Nuda non è Valentina, perché se è bruna ma col cappello lungo, e quindi è bianca in realtà, una storia che lui aveva fatto in quegli anni, e quindi per darvi l'idea di come le cose si contaminassero fra di loro, cioè lui viene incaricato di fare questa copertina per i Garibaldi e ha lì questo suo personaggio e decide di usarlo e di metterlo direttamente in copertina. Al e noi servizio. Abbiamo colorato esattamente con i colori dell'interno del disco dei Garibaldi, i colori psichedelici che lui amava tanto. Giusto. Abbiamo colorato una parte della storia di Bianca, è quella lì. Infatti esatto. Vedete che ci sono colori forti. Sì. Perché Valentina nasce nel 65, poi... poi ci sono delle evoluzioni. Questo per esempio è un'altra copertina, avevo il vinile ma questa l'ho estratta dal CD, Io e Mara, colonna sonora di un film del 69, e anche qui il richiamo è pressoché quello, il mondo è quello. E in più c'è un film di cui ho la videocassetta ma che non ho portato, che si chiama Baba Yaga. Ha portato mezza casa Mox stamattina. Eravamo felicissimi che ci fossi tu qui con noi oggi, è proprio un grande regalo che ci hai fatto, è una bella occasione ovviamente. E poi c'è questo film Baba Yaga dove appunto ci sono le implicazioni sempre con Valentina, sostanzialmente, non so se te lo ricordi. È l'unico film che è stato fatto sulle storie di Valentina degli anni 70. Sì, un 71-72. C'è dentro, ci sono dei camei di Franco Battiato, di Michele Mirabella, il presentatore. Sì. È un film molto psichedelico. E poi c'è anche un po' di... C'è anche?
c'è anche Ricky Gianco. E Ricky Gianco, ovviamente. E infatti, tra l'altro, è curioso che tu l'abbia citato, perché hai visto che dentro c'è la testimonianza di Ricky, che è un amico e che ci ha fatto questa cortesia raccontando di quella volta che ha avuto una copertina fatta da nostro padre e c'era rimasto male perché non aveva visto la sua faccia in copertina e si chiedeva questo disegno chi l'avesse mai fatto, ecco. Sì, ecco, per esempio, vabbè, una classica copertina, tanto per rimanere in tema, è l'Arcimboldo. Ma quella è successiva. Certo, questo è un 78, però per rendere l'idea di quanto fosse importante, questa alla fine però è la faccia di Ricky fatta in maniera arcimboldesca, quindi è vero. Arcimboldesca, esatto. Beh, però, per tornare alla ultima spiaggia, tra gli ospiti odierni c'è anche Gianfranco Manfredi, il primo album di Gianfranco Manfredi del 72. Chiudiamo un cerchio perché è la crisi, la copertina è esattamente di Crepax. È fantastico, è fantastico. Assolutamente. E tra l'altro Gianfranco, pensate che era uno degli autori della serie televisiva di Valentina, invece, che è successiva al film, di fine anni 80, inizio 90. Quella famosa cosa, non so se l'avete vista qualcuno, con la Demetra Hampton, attrice americana che ha fatto soltanto quello e che a noi non ci era piaciuta, non tanto, però va bene lo stesso. Quello ci è sfuggito, ok. C'è anche una parte del libro che ricordiamo è Crepax a 33 giri di volo libero, è dedicata a Dario Fo e Giorgio Gaber anche. Ci sono delle cose... copertina, sì. È una copertina che noi da bambini amavamo tantissimo. Ecco, sì. E quella copertina lì, pensate che quando è morto Dario, i giornali ci hanno chiesto di pubblicare quella copertina del papà. E se volete, se posso raccontare un piccolo aneddoto in merito, pensate come c'era una grande libertà nella discografia di allora, perché lì quel disco nasce perché mio zio Franco, che era un grandissimo organizzatore, oltre che grande manager discografico, dice, facciamo un disco, voglia di fare un disco con Dario e con Giorgio Gaber, che suona gli stacchi musicali e le canzoni del lato B, no? E allora chiedono a mio padre di fare la copertina e devono essersi messi a decidere questa cosa la sera, magari a cena oppure davanti a un gioco di mio papà, per cui per darvi l'idea di come nascevano le cose. Nessun dubbio sulla creatività del momento. Grazie, noi ti vogliamo qui in studio quando sarà tutto passato, va bene? A toccare con mano questi oggetti e a raccontare meglio queste cose. Volentieri, esatto. Grazie. Antonio Crepax ci ha fatto un regalo grande di Natale, in tutti i sensi, anche con questo bellissimo libro di volo libero. Grazie, Crepax a 33 giri. Ciao, alla prossima. Ciao Antonio Crepax, è stato con noi. Cosa ci fai sentire adesso, Mox? Mi piacerebbe Garibaldi, però se vogliamo virare su David Bowie, e comunque rientra nella grande estetica del momento, direi che lo ascoltiamo. Grazie.